visto che c'è anche infortunato, quindi. Però credo che chi ce l'ha in campo darà il massimo per la maglia e per l'importanza di questa partita. Ma sono tutte partite fondamentali per noi. Siamo indietro di diversi punti, quindi ormai dobbiamo ogni partita una finale, come ho detto sempre, e dobbiamo giocarla così. E poi dobbiamo dare peso al pareggio fatto sui pezzi. Vincendo in casa possiamo dare peso a un buon primo tempo fatto. Ma è la classica squadra che di sempre, cioè, ha superato il momento di crisi, viene due risultati importanti, l'ha fatto a Perugia per uno, ha fatto dei buoni acquisti di mercato, quindi Vaco, Moretti, Bruno, insomma, ci sono tanti giocatori del mio club. Poi c'è Andare Calano, insomma, Giacomelli. Per me è una buona cosa, praticamente tutti quanti hanno passato un periodo di crisi, sono usciti, stanno in salute, e quindi è una partita molto delicata e molto pericolosa per noi. Però giochiamo in casa, quindi non dobbiamo stare troppo a pensare a loro. Ma io credo il collettivo, è una squadra che gioca, è 4-3, gioca bene, ha tanti giocatori che hanno fatto questo modulo, e diversi sono anche dell'anno scorso, quindi è una squadra che ha un'identità di gioco. Ma guarda, per il momento non ci sto pensando, perché non è arrivato nessuno, quindi non è una notizia ufficiale, perché ad oggi ho parlato con il presidente, quindi non ci sono state ufficialità. Quindi questo è l'ultimo dei problemi in questo momento. E Mosca ha fatto il terzino, ha fatto l'estremo alto, quindi se lo prendiamo, sicuramente lo prendiamo per fare il terzino, non per l'estremo alto, visto che ne abbiamo 7-8 di esterni, quindi. Ma poi sicuramente non verrà solo lui. Quindi, la società è vigile, i nomi li sa e si sta muovendo, è normale che tutti si tengono stretti i giocatori, e questo il botto succederà sempre l'ultimo giorno. Ma per noi deve essere fondamentale, quindi, per noi. Dobbiamo liberarci delle paure che abbiamo e in casa fare la partita con tranquillità, con tanta grinta e tanta determinazione. E San Nicola ci può dare quella forza in più di cui abbiamo bisogno in questo momento. Ha indicazioni che si hanno tutti i giorni, quindi è normale che c'è un processo di crescita, la squadra sta crescendo, però bisogna vedere adesso quando ci sono le partite che contano come rispondere. Io a Spezia ho avuto una buona sensazione, specialmente il primo tempo, mentre il secondo tempo siamo stati molto confusionati. Nel frattempo molto ordinati, e normale abbiamo sbagliato tanto, però come mentalità ci stiamo. Non mai che dobbiamo ripetere quel primo tempo per 90 minuti, dove abbiamo creato diverse occasioni da gol, dove abbiamo avuto diverse occasioni, non c'è possibile. Ma io credo che sia il gioco che non permette di giocare di sentire, secondo me. Dobbiamo avere una manovra più fluida, cosa che in questo momento non ci sta riuscendo. E non mai che abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, però la squadra sta lavorando solo dove stiamo cercando di inculcare certi concetti che sono fondamentali per giocare. È normale che se le punte giocano soltanto dentro la porta fanno fatica a fare gol. Quindi ecco il mio dire di aver coraggio. Coraggio di stare più alti, di rischiarsi qualcosina, ma di mettere in condizione i vari attaccanti di far gol. Io credo di sì, anche perché ci stiamo muovendo sul mercato, dopo torniamo sempre sul mercato. Ci stiamo muovendo sul mercato e punterà una cosa importante. Io se per la legge i nomi e cognomi che sono qui dentro, vedo una cosa importante. È normale che bisogna avere la cosa importante, bisogna avere l'organizzazione, bisogna avere tutte le componenti per vincere i campionati. Quindi stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando per puntellarla, per rinforzarla più che altro, e stiamo lavorando per un'organizzazione di gioco migliore, che permette le punte, visto che ne abbiamo 8-9, non so quanti ne abbiamo, mi sono perso il conto, di mettere in condizione queste punte di lavoro. Lo stimolo mio è proprio quello, cioè lo stimolo del primo giorno, il fatto di dire puntiamo alla promozione diretta, perché? Perché voglio stimolare tutti i giocatori a dare non il 100%, ma il 200%, perché Bari deve puntare in alto, sempre al massimo, non si può accontentare del playoff. Ecco il fatto di puntare al 100% alla promozione diretta, perché tutti devono dare qualcosa in più, perché abbiamo una cosa importante. Se pensi che davanti a noi c'è il Crotone, che è una squadra di giovani, che non ha una cosa importante, però ha dei giovani, che giocano spensierati, giocano spregiudicati e si divertono in campo. E il Crotone non è che programma ogni anno, perché ogni anno rifà la squadra da capo, con tutti i prestiti.
una politica che sta facendo l'Equatore, quest'anno gli sta girando tutto bene, insomma, lo stesso Pescara che sta davanti a noi ha rinnovato talmente tanto la squadra che quasi tutti noi, poi sta lì, quindi attraverso il gioco, il Pescara gioca a calcio, ha qualità, gioca a calcio, si diverte, non c'ha tanta pressione addosso e si diverte la domenica. Io ho visto tante partite, poi ci sono delle partite dove non meriti, ma dice lo stesso, quindi è 14, no? E ti va tutto bene anche quando la giornata è storta. Quindi se noi a Spezia ci convalidava il gol, forse stavamo parlando di un'altra situazione, però non guardiamo al passato, quello che fanno guardiamo al presente. Il presente è Vicenza, dobbiamo fare i conti, non possiamo accontentarci, stiamo cercando di trovare la quadratura giusta e stiamo cercando anche di puntellare il centrocampo. Non a caso i nomi che avete fatto sono giocatori che sono di qualità, abituati al centrocampo a tre, quindi stiamo lavorando per questo. È normale che nessuno c'è la pacchetta magica, però io credo che qualcosina la Spezia si è visto, qualcosina che ho visto mi fa ben sperare. È normale che poi sono le caratteristiche dei giocatori sono diverse, quindi ormai che ci abbiamo qualche doppione di dopo, però stiamo cercando anche dei giocatori alternativi per puntellare questa cosa. Bolinoia si è adattato molto bene in quella posizione, però è un giocatore che può giocare tranquillamente a centrocampo, quindi è normale che ho provato anche lui, abbiamo provato Contini, c'è Scalea che si è vedere dalla squadra, insomma stiamo cercando, visto che in questo momento c'è gente di fuori, quindi è normale che siamo un po' in emergenza, però abbiamo ancora un po' di tempo per decidere chi mettere in quella posizione. Sulla ricerca della profondità? Sulla ricerca della profondità abbiamo diversi giocatori che possono attaccare la profondità, anche perché gli esterni che abbiamo sono più da venire incontro, e quindi l'unico forse è Boateng, forse è Camara, queste hanno caratteristiche di corsa sul lungo, gli altri hanno tutti corsa breve che vengono dentro, gli piace, e quindi dovremmo sottolineare su questo, sugli inserimenti delle mezzale, di gamba. Quindi stiamo lavorando per questo, anche tutta la settimana abbiamo lavorato su questo, e vediamo sabato, se ci sono, mi aspetto tantissimo, non poco, tanto, la corsa, la qualità, la personalità. E il problema è che è stato 6 mesi fermo a Latina, dove è stato messo fuori, si è allenato poco e lo stiamo recuperando. Tutto qui. Sarà ancora al 30-40%, non è il Milano che conoscevo io, quindi lui lo sa e ci aspettiamo tanto, sia io, sia la società, ma soprattutto la piazza. Allora, De Luca si è aggregato ieri con la squadra, quindi è recuperato. Salas no, non ce l'abbiamo. Fate un po' di tutto lì, da Di Noia, Romizzi, tutti, ce l'abbiamo ancora tutti. Quindi adesso bisogna anche scegliere alla fine una che mi può dare più. Sono Maurizio Lerani, Parini.it. Le volevo chiedere, in base al discorso sui giovani, vista l'amichevole contro il Club Sportivo Concordia e la buona prova di Nitti, Scalera e Curtis, secondo lei potrebbe essere di aiuto durante questi ultimi mesi di campionato? Guarda, io credo di sì, tutti quanti sono utili nella causa, quindi è normale che se per un giovane che promette, io anche perché ho iniziato anch'io giovane, quindi ho fatto esordio a 17 anni, quindi io vedo i giovani, è normale che i giovani ne essere conto, anche perché una piazza come Bari è facile bruciarli. Quindi sono venuti con noi, ho avuto un buon riscontro delle ultime tre, hanno fatto una buona partita, è un conto amichevole, un incontro con una partita così importante. Sicuramente si alleneranno con noi e poi valuteranno di volta in volta se sono pronti. In base alla sua filosofia di gioco, dove lei richiede massimo due tocchi e successivo passaggio, anche movimento contemporaneo senza palla, quindi dinamismo e intensità, questo potrebbe essere, diciamo, controproducente per i giocatori durante questi mesi, visto, diciamo, che c'è un maggiore sacrificio fisico? Cercando sempre la profondità. Noi abbiamo aumentato la preparazione, abbiamo aumentato gli allenamenti, abbiamo aumentato l'intensità, anche perché il calcio moderno è questo, intensità e movimenti senza palla. Partite sciarpe se ne vedono poco, in B si corre, quindi bisogna correre, se hai la fortuna anche di avere giocatori di qualità, ancora meglio. Però alla base c'è forse il sacrificio. Quindi su questo stiamo contando, quindi i vari possessi palla, i vari giochi a tema, ma sempre la intenzione. Abbiamo quel problemino in difesa e poi niente, dai. Per il resto io sono convinto che hanno in campo una 100%.
È un ottimo banco di prova per chi fosse stato utilizzato meno, e quindi mi aspetto tanto da Gioica. Ma guarda, il modulo io sono lascio un po' a desiderare, nel senso che io sono un 4x3, sono nato con questo modulo, però ecco, nel corso della carriera ho sempre cambiato. Se vedo che non si ottengono risultati, è inutile stare a spaccarsi la testa. Conviene più cambiare e mettere e vedere, provare una soluzione. Sicuramente ad oggi passare alla difesa a 3, perché sono pochi centrali, insomma, è un po' un rischio, anche perché esterni dai quinti non ce li abbiamo. Dovessi fare come facevo a Perugia, una ala adattarla al quinto. Quindi per il momento questa non la sto variando questa soluzione. Quindi rimango con la difesa a 4. Poi è normale che se gli obiettivi di mercato non arrivano, oppure arrivano altri tipi di giocatori, è normale che valutiamo la situazione e in base a quelli che arriveranno cambierò il sistema di gioco. Ma giocare a 2 con 8 punti a disposizione sarebbe un suicidio. Se non sa condizione atletica, ho trovato la squadra in salute, anche se quando sono arrivato io venivo da 9 giorni di vacanza. Quindi normale che poi ogni allenatore ha un metodo di lavoro, c'è chi predilige più la palla, chi meno. Io, per non sbagliare, mi faccio sempre una piccola preparazione che facciamo quasi sempre e mettiamo più forza, più forza nelle gambe, anche perché bisogna correre, quindi forza e velocità è la base. Però guarda, corazzare in B non ci sono, anche in Cagliari ha perso quel cotone, quindi questa corazzata non è tanto, anche perché è squadra giovane, ha battuto una squadra molto più esperta, molto più forte sulla carta. Sicuramente si sta hanno fatto un tipo di ragionamento, hanno preso determinati giocatori, io non c'ero, non posso sapere. Io dico che questa è un'ottima squadra, perché vado a leggere tutti i nomi di questi giocatori, hanno fatto tutti campionati importanti. Però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, diciamo, no? Quindi è normale che poi sono dei giocatori che in alcune piazze hanno reso tantissimo, vanno in altre piazze e non rendono, perché vanno ad annate, non sempre si ripete sempre la stessa annata. Oppure stai in un contesto, fai parte di un contesto vincente e quindi hai un processo di crescita. Qui sono arrivati tantissimi giocatori con tanti nomi e che stanno avendo difficoltà. Adesso sta a me capire il perché di queste difficoltà. Però non credo che sia una squadra scarsa, assolutamente, è una squadra buona. È normale che poi un allenatore ha un tipo di gioco, una filosofia di gioco, ha bisogno di determinati giocatori. Un altro allenatore ha un altro tipo di gioco, più propositivo, più aggressivo, più di corsa, più di gamba. E quindi stiamo puntellando una cosa valida. Ma come stanno facendo tutti quanti? Io leggo il Novara, sta puntellando questa lì, il Pescara ha puntellato questa lì. Insomma, tutti quanti a gennaio puntellano una cosa. Quindi io non vedo cose strane, sono cose che succedono ogni anno. Quindi è più facile però puntellare una cosa valida che una cosa che dove devi rimettere da capo tutti. Ma questa è la mentalità un po' di tutti i tifosi, no? Perché di là si vivono momenti belli, di qua si stanno vivendo momenti meno belli. Purtroppo è così, è una piazza che vuole vincere a tutti i costi e questo è il risultato, nel senso che c'è un po' di sconforto. Però all'interno noi sappiamo che l'importanza di tutto questo, quindi sappiamo che la squadra deve fare risultato, sappiamo che abbiamo degli obiettivi importanti. Quindi non ci troviamo sicuramente indietro. È normale che tu devi vincere, dopo la vittoria spazi via tutte queste nubi che ci sono attorno a questa squadra e a finire con la vittoria poi non serve neanche più un rinforzo. Ma non è così, noi vorremmo andare fino in fondo e per arrivarci abbiamo bisogno di questi giocatori che arriveranno sicuramente, anche perché il campionato di Serie B è molto molto lungo e ci sono questi momenti di sconforto. Però non bisogna mai abbattersi, perché basta due dei risultati che ti porta alle stelle. È quello che hanno vissuto ad Avellino erano quasi ultimi, dovevano cacciare fuori, dovevano cacciare Tessera, insomma, alla fine si è tirato fuori alla grande vincendo 5-6 partite di seguito. Quindi Pescara sta vivendo un periodo normale, perché la squadra non è mai stata prestata dai tifosi, ha giocato benissimo, non bene, benissimo. Ha giocatori di qualità giovani, ha fatto una scelta come il Crotone, con qualche vecchietto importante, è normale, però la B, guardiamo il Novara, lo stesso Novara ha avuto un inizio devastante, disastroso, poi si è ripreso, adesso è ricaduto un po'.
però due partite ti fanno oscillare la quarta, quinta, sesta, poi ritorni su, e la B è questa. L'anno scorso mi è successo che siamo partiti a subire per 7 giornate, poi siamo arrivati a un punto nel play-out, poi siamo ripartiti, e la B è questa. Ti capitano quelle tre partite consecutive che azzecchi il filone e ti sei tirato fuori la gamba.